Idealmente ho deciso di cominciare questa mia esperienza, questa mia prova di raccontare le cose che faccio attraverso un format che è quello del vlog. È un esperimento, sono in vena di esperimenti. Io già non ho il tempo di sperimentare normalmente, questo è un altro modo per non avere tempo di fare le cose. Ma stiamo vivendo e comincio questo mio progetto, almeno in questo modo, almeno come l'ho immaginato, in un periodo dove un po' di tempo in più c'è, o meglio, non è che c'è più tempo, ma sono più tempo bloccato in casa. Non è che non sappia cosa voglio fare, ma dobbiamo darci una mano l'uno con gli altri. E purtroppo, dato già il caffè scadente e un gatto che purtroppo non mi aiuta, dobbiamo impegnare anche il nostro tempo, dobbiamo renderci produttivi. Anche in questo momento di crisi che sta vivendo l'Italia, dobbiamo essere più produttivi. E quindi voglio contribuire raccontandovi il nulla. Il nulla è quello che circonda in questo momento l'Italia. Una grandissima bolla di nulla, dove non succede nulla, non deve succedere nulla, perché dobbiamo tentare di chiudere all'interno di questa bolla quello che è il virus, quello che è questo Covid-19, questo virus che ci sta distruggendo. Ma il Covid-19 non sta distruggendo solo le vite di tanti poveri italiani, tutto il resto viene distrutto nella mente. I malati reali vengono attaccati ai polmoni, tutto il resto della popolazione viene attaccato alla mente, ed è quello il problema, ed è per questo che in pratica tutti quanti si sono riversati sul web per poter un po' sdrammatizzare, dall'altro lato provare a dare una mano e quindi coinvolgere e condividere tutte le loro idee, quello che sanno fare. Ed è per questo che io mi sono detto, è arrivato finalmente il momento di provare a raccontarmi, di provare a raccontare quello che faccio in una maniera diversa, utilizzando una forma diversa di narrazione. Sì, perché parliamo di questo, parliamo di narrazione. Voglio cominciare con il mio primo tema, che è il nulla. Per questo periodo, per me, il nulla è raccontato da una casa vuota. Una casa che poco prima del Covid, dell'emergenza Covid-19, ho terminato di ristrutturare. Perché? Perché dovevo cominciare la mia vita. Fare tutti quei passi che fanno i giovani, anche non più giovani come me, che vanno incontro al loro destino, alla propria vita. E quindi per me l'inizio era esattamente il nulla, cioè una casa vuota. E poco prima dell'emergenza abbiamo deciso, io e la mia metà, di cominciare ad allestire un pochino la casa nel frattempo, e di cominciare a viverla nel frattempo, di trovare i mobili, di trovare la cucina ideale, di trovare il divano ideale, la camera da letto ideale. Quindi ci sono tante cose da fare. E quindi abbiamo allestito una casa di fortuna per poterla cominciare a vivere. E infatti, oltre a me e alla mia compagna, c'era il nostro gatto, ve lo faccio vedere. Lui si chiama Yuki, ha 7 mesi, anche se non sembra, ma è un giovanotto molto giovane ed è arrivato nel momento in cui noi cominciavamo a fare i lavori, anzi poco prima che cominciavamo a fare i lavori, ed era davvero piccolino. Abbiamo deciso di tenerlo, e lui è l'altro che popola la nostra abitazione. Lui è quello che rende le cose un po' meno vuote, ecco, diciamo così. Quindi possiamo dedurre che il nulla è soltanto un punto d'inizio. E noi in Italia in questo momento stiamo vivendo il nulla. Telegiornali, le persone sui social, vediamo che la coscienza comune ha risposto non affollando le strade, rimanendo chiusi in casa. Quindi abbiamo ascoltato quelle che sono le autorità, i consigli delle autorità. Certo, c'è sempre qualche testa calda. E ascoltando questi consigli si è creato il nulla. Il nulla attorno a tutto, praticamente ci sono le attività commerciali chiuse. Noi che siamo liberi professionisti, che abbiamo delle società di servizio, nel mio caso lavoriamo a un computer, possiamo continuare a lavorare da casa. Ma si è creato il nulla anche intorno a noi, perché in molti oggi hanno difficoltà a lavorare. Il cinema si è fermato, la televisione si è fermata, infatti, cioè, si è creato un problema. E quindi arriviamo al punto che non c'è niente, non c'è nulla, è tutto fermo, non si può far nulla, dobbiamo rimanere chiusi in casa. Rompo un attimo la monotonia del mio racconto struggente, perché è arrivato un pacco. Sì, durante il periodo di nulla arriva un pacco. Nell'ottica di voler mettere un po' d'ordine in casa e tenere un pochino la casa pulita, anche se sono
effettivamente solo in questo periodo, però la casa è davvero uno schifo. Quindi ho comprato su Amazon uno di quei robot pulisci tutto, quelli là che da soli partono e puliscono la casa. Secondo me è necessario. L'ho regalato ai miei genitori a Natale ed è fantastico. Non ho trovato lo stesso modello economico cinese, ma ne ho trovato un altro in offerta. Ma proviamo. Yuki, prendici confidenza, perché non devi avere paura di lui, eh? Smart cleaning mode. È partito il mio gatto. Se Yuki sta capendo un attimo la situazione, ma nel frattempo posso finalmente lavorare con una casa pulita. Oddio, si pulisce da sola, quindi bene. Bravo, impara la casa, impara dove si sbatte, vai. Bene. Ma come per me una casa vuota va riempita, perché il punto d'inizio di una storia, anche tutto questo è soltanto l'inizio di una grande ripresa. È una frase fatta, noi italiani siamo un grande popolo, lo dimostriamo sempre di più. Quindi non dobbiamo farci abbattere dal nulla, da quello che abbiamo in questo momento intorno, ma dobbiamo prepararci a quello che verrà subito dopo. Non voleva essere un video motivazionale, ma mi è uscito così. Chiudo velocemente, non voleva essere un video motivazionale. Ma la realtà delle cose è che ragionando su quello che ci sta capitando, è esattamente un video motivazionale. Non vi romperò le palle con le solite cose, se volete iscrivervi al canale potete farlo. E se siete curiosi di continuare ad ascoltare le mie storie, che saranno comunque legate a quello che avete sempre visto fino ad oggi, iscrivetevi, commentate e seguitemi anche su tutti gli altri profili social, li conoscete abbastanza bene o sono elencati qui sotto. Quindi, cos'altro dirvi? Ci vediamo in un prossimo video.